Buongiorno, benvenuti a questa videoanalisi del 24 ottobre 2016. Comincia una nuova settimana di fuoco per i mercati. Prima vi ricordo come sempre che la videoanalisi la potete ricevere gratis via email se cliccate sulla scritta che compare sopra la mia testa. Videoanalisi realizzata insieme al broker alla mia destra, il sito internet. Sotto di me scorrono i contatti di Marco Pianezza, stanno uscendo, eccoli proprio adesso. Marco Pianezza ovviamente di STO, il suo numero 02 di Milano diretto alla sua email. Ma come ogni lunedì facciamo addirittura un salto anche più in là di Milano, andiamo negli uffici di STO di Londra e ci colleghiamo con Angelo Ciavarella. Ciao Angelo, benvenuto. Ciao Renato e benvenuto a tutte le persone che ci seguono. Weekend, come è passato? Tutto ok? Weekend tutto bene, anche calcisticamente parlando, un po' meno per te, però no, tutto bene. Calcisticamente riferito alla Premier League. No, comunque Aston Villa, devo dire che sono contento, due vittorie consecutive, non si vedevano da secoli, l'Aston Villa anche se in Championship, però tutto sommato sono felice almeno calcisticamente, un bel weekend. Senti, allora che si dice lì dal Londra, visto che questo, almeno in Italia durante il weekend si è parlato tanto, tanto che oramai le banche stanno preparando il piano di non mi viene in inglese, insomma sono lì che sono pronte a lasciare Londra, ma tutto sommato si sapeva già questa cosa, insomma, che oramai a prescindere da quello che sarà il Brexit. Ma in realtà due cose, la prima è oggi è già abbastanza importante per UK, perché c'è uno dei primi meeting esploratori tra la Premier, appunto la May, e il primo ministro scozzese Sturgeon e altri, il sindaco di Londra e altri diciamo membri rappresentativi di UK che vogliono una soft Brexit, quindi un'uscita dall'Unione Europea soft e cercando di rimanere all'interno del mercato europeo. Il problema adesso è che la May pare non abbia intenzione di concederglielo e voglia proseguire per una hard Brexit. Ricordiamo le implicazioni soltanto economiche ma anche legali, perché è stato challenged l'idea di questa hard Brexit della May da parte di alcuni costituzionalisti e membri attivi della politica, quindi secondo me sarà un percorso a ostacoli piuttosto forte. Gli ultimi dati sono che in caso di hard Brexit, appunto, l'economia dovrebbe rallentare fortemente nel 2017, soprattutto nel momento in cui la May dovesse appunto decidere di chiamare in caso l'articolo 50 del Trattato di Lisbona. E anche perché poi leggevo un articolo su Bloomberg proprio durante il weekend anche sul futuro di Carney, governatore della Bank of England, dove lui ha, leggo vado proprio a riprendere dall'articolo, un mandato fino al 2021, però quando è stato nominato lui disse che il 2018 praticamente poteva anche fare le valigie, anticipare al 2018. E ora un suo addio in questo contesto, tra altre cose lui non è inglese, è canadese, sarebbe uno di quelli che potrebbe finire nella lista di proscrizione, potrebbe portare ancora del movimento, soprattutto sulla sterlina, che continua a essere bersagliata dalle vendite. Come giustamente anche tu hai detto, in questo momento è l'unica diciamo, che fa opposizione a quella che è il programma che sta portando avanti la May. Sì, come detto, secondo me l'unica reale opposizione alle politiche del governo, dato che non esiste una concreta opposizione da parte del partito Labour e i liberali, è appunto la sterlina. Ora, il concetto, non penso che Carney possa abbandonare minimamente il suo posto da governatore della banca inglese, considerando anche la situazione delicata nella quale si trova appunto l'economia inglese e la situazione politica. Quello che secondo me potrebbe verosimilmente accadere che se dovesse appunto continuare a scendere la sterlina, Carney si appunto eviterà di fare ulteriori tagli. Ricordiamo che il costo del denaro in Inghilterra è dello 0,25, quindi è decisamente più alto rispetto al resto d'Europa, che è negativo di 0,4. Draghi ha appunto detto anche la settimana scorsa che continuerà comunque a fare quantitative easing, e a dicembre continuerà a dire se aumenterà la quantità del il tempo, la durata del quantitative easing. Penso che in Inghilterra la Carney e gli altri membri del board della Bank of England sono disposti ad avere un
qualche overshoot all'inflazione verso l'alto. Ricordiamo che l'Inghilterra importa la maggior parte dei prodotti finiti da parte soprattutto dall'Europa, e quindi con una sterlina così debole è facile che possa esserci una spirale di prezzi al rialzo all'interno del Regno Unito, e quindi possa portare un po' di inflazione, almeno nel breve periodo. Anche perché settimana prossima c'è proprio l'appuntamento con la Bank of England, lì vedremo insomma quello che è. Hai citato giustamente Draghi, secondo te marzo 2017 scade, quindi questo almeno ufficialmente in questo momento non è stato, sì, almeno Draghi inizialmente ha anche spaventato i mercati quando ha cominciato a dire non abbiamo discusso di un prolungamento, non può durare per sempre questo quantitative easing, e lì infatti c'è stato l'euro che è schizzato al rialzo, poi è tutto rientrato quando ha detto comunque siamo pronti ad agire. Secondo te le indiscrezioni di Bloomberg che dicevano un possibile taglio da 80 miliardi a 70 miliardi al mese, che poi Draghi ha smentito anche giovedì scorso, c'è un fondo di verità o si sta lavorando su altre direzioni questo comitato di esperti che è stato nominato da Draghi? Al momento mi sembra che siano molte speculazioni, sia la possibilità di un'estensione sia la possibilità di una riduzione del quantitative easing. La realtà è che Draghi, come ha sottolineato giovedì scorso nella press conference, ha sottolineato più volte che non hanno discusso queste problematiche nella scorsa riunione della Banca Centrale Europea. La realtà è che si saprà con certezza soltanto a dicembre, quando ci sarà appunto l'ulteriore riunione della BCE, e si saprà se decidesse di aumentare il tapering a livello appunto di durata. È probabile che lo faccia, il mercato sta scontando questo, è il motivo per cui l'euro inizia a essere molto debole, ha perso parecchio rispetto alle ultime due settimane, sono tre settimane di fila che l'euro chiude negativo, quindi per adesso sono speculazioni. Un paio di considerazioni però: l'euro si sta muovendo in un range da 1,05 a 1,15 da un anno e mezzo abbondante. Credo che sia difficile che vada sotto 1,05, perché se è vero che il drive principale delle valute sono le aspettative sui tassi di interesse dei paesi, un'altra variabile macroeconomica di fondamentale importanza è la bilancia commerciale. In Europa è fortemente positiva grazie alla Germania, quindi immagino che sotto 1,05 contro il dollaro sia difficile che possa scendere l'euro, almeno nel breve periodo. Per dicembre potrebbe arrivare, perché proprio dicembre di un anno fa, inizio dicembre 2015 era 1,05, poi ci fu il 16 dicembre il famoso rialzo di 0,25, giusto una cosa piccolina da parte della Federal Reserve, e da lì è ripartita la risalita. A distanza di un anno ritorniamo a parlare appunto di un possibile 1,05, quindi tu prevedi un test ma non superamento. La vedo difficile che possa arrivare a parità col dollaro, almeno nel brevissimo. Chiaro, bisogna sempre guardare con attenzione i dati macroeconomici americani. Una possibile rottura di 1,05 secondo me avviene soltanto ed esclusivamente in un caso, ossia se in America dovesse iniziare a ripartire l'inflazione. A quel punto le aspettative di rialzi dei tassi nel 2017 da parte della Fed, che per adesso sono piuttosto bassi a livello di rialzi, a quel punto può portare appunto i trader e gli investitori a pensare che la Fed inizi a rialzare in maniera più aggressiva i tassi in America, e conseguentemente rafforzare ulteriormente il dollaro. Ricordiamo che come side effect, come effetto diciamo collaterale di questo rialzo del dollaro, che non è mai troppo positivo, i mercati emergenti possono iniziare a soffrire un grande outflows di denaro, e quindi avere delle problematiche serie dal punto di vista strutturale. Nessuno vuole un dollaro troppo forte, né gli americani né gli altri. Il dollaro index ha toccato quasi quota 100, che è un valore non visto da diversi variati mesi, quindi io immagino che a questi livelli ci siano un po' di venditori. Nel brevissimo, tuttavia, mi sembra che la forza del dollaro sia prevalente. Per quanto riguarda, tornando e finiamo il discorso della sterlina, non riesce minimamente a rimbalzare, si trova sempre area minimi degli ultimi 32-33 anni contro il dollaro, e ovviamente contro l'euro sta continuando a scendere, non ha toccato i minimi storici ovviamente, ma comunque se area 0,89-0,90, non sta la debolezza dell'euro, sottolineo. Quindi è possibile che la sterlina, se dovessero continuare la retorica dell'hard Brexit o comunque procede su questa via, è facile che la sterlina possa andare a 1,10 contro il dollaro e addirittura a parità contro l'euro. Mentre giustamente hai parlato di
petrolio, di prezzi inflazione. Il petrolio, come lo vedi in questo momento la situazione, visto che c'è stato l'accordo che deve essere ratificato poi il 30 novembre, ricordiamo tutti il meeting OPEC novembre 2014, quando non ci fu l'accordo e ci fu quel crollo del petrolio. Riusciranno a mettersi d'accordo, Angelo, questi, cioè arabi, russi, no, americani no, però in qualche Perché modo no? incidono anche loro, insomma. Infatti, notizia che ho riportato anche durante il weekend, il Sole 24 Ore, delle trivelle dello shale oil, che a questi prezzi tornano a A riattivarsi. produrre. Siamo a più 40% dai minimi di maggio. Mai visto uno sprint al rialzo, è da primato proprio questo, insomma. E ovviamente a questi prezzi conviene a riattivare le trivelle, oppure a scavare nuovamente perché sappiamo tutti, shale oil siamo sui 50-60 dollari, cioè il break even praticamente, dove oltre conviene poi riattivare questi pozzi. Stabilità dei prezzi quindi, oppure potremmo avere delle sorprese? Ma guarda, un po' di considerazioni. Il crollo del petrolio è stato dovuto a una politica consapevole e prolungata da parte dei Saudi, che hanno deciso di far andare fuori dal mercato molti di questi shale oil producers perché volevano riconquistare fette di mercato. Tant'è vero che il crollo del petrolio dai 100 dollari ai 20, 20, 26 circa è stata una cosa, diciamo, abbastanza programmata da parte dei Saudi. A questo punto ricordiamo che i Saudi hanno emesso il primo bond a livello internazionale nella loro storia, proprio per cercare di, diciamo, di avere delle entrate diverse che non siano legate soltanto all'oil. E nello stesso tempo hanno deciso, pare, si sono messi d'accordo addirittura anche con l'Iran per una freeze a produzione, quindi questo ha portato i costi del petrolio a salire dai circa 44-45 pre-notizia agli attuali 51 dollari. Parliamo del cash, ovviamente. Come detto, non prevedo che i prezzi possano esplodere al rialzo. Prevedo tuttavia che mi sembra che il range di movimento del petrolio dai 40 ai 50 dollari precedente si sia spostato sui 45-55. Vedo complicato che possa muoversi molto al di là di questi range. Ricordiamo che il petrolio comunque a fine dicembre dell'anno scorso quotava 38 e oggi quota 51, quindi con circa un 30% da 20 e 30% di risalita, comunque importante. La mia aspettativa è che se dovessero rientrare molti di questi shale oil producer nuovamente nel mercato, i Saudi potrebbero nuovamente fare marcia indietro e quindi far scendere i prezzi del petrolio. Al momento è un prezzo sostenibile, non ha impatto significativo a livello di inflazione e penso che possa essere sostenibile nel medio-lungo periodo, sia per l'OPEC, per la loro politica, sia per gli shale oil producer che possono entrare sul mercato e iniziare a riprodurre. Perfetto, chiudiamo con un'occhiata al mercato azionario americano, dove le trimestrali, insomma, stanno dicendo che godono, cioè, buona salute e che giustificano anche questi prezzi in qualche modo. C'è l'incognita Trump e Clinton, che, come abbiamo già detto in altre occasioni, queste video con te, comunque magari una vittoria di Trump potrebbe essere portare della volatilità, però potrebbe anche essere accettata positivamente dai mercati che non si schierano politicamente. Quindi, come vedi la situazione dei mercati azionari americani? Perché le azioni americane mi sembrano sornioni, si muovono in un trading range molto ridotto, soprattutto considerando che mancano poco più di 2 settimane le elezioni americane. Come hai detto tu, se dovesse esserci una vittoria di Trump, porterebbe decisamente volatilità nel breve periodo, sia a livello valute, sia soprattutto a livello di indice di equity. Quindi, al momento il mercato prezza una chiara vittoria di Clinton. Ricordiamo, qua in Inghilterra, poi ci tengo particolarmente, come ben sai, tutti gli allibratori. Addirittura uno dei più grandi allibratori, Paul Spey, ha detto che non prende più scommesse per la vittoria della Clinton, in quanto la danno quasi per scontata. Ma ricordiamo che gli stessi davano la vittoria a 52 contro il 30, del 48 del Remain, il giorno stesso, il giorno prima delle votazioni per la Brexit. Detto questo, mi sembra che
L'unico mercato equity che sta beneficiando fortemente dalla situazione attuale è il mercato equity europeo, in particolar modo il mercato tedesco, perché ovviamente con un euro così debole, che si è indebolito di 3-4 punti percentuali in poche settimane, è ovvio che è una grande panacea per tutti gli esportatori tedeschi di auto e altri mezzi pesanti. Ne sta beneficiando in parte anche l'Italia, che ha visto i corsi azionari salire prepotentemente, anche perché ovviamente le banche, sia a causa della fusione delle popolari, sia a causa di un piano industriale da parte di MPS che pare inizia a piacere al Eh sì, in questi mercato, ha giorni sì, sapremo fatto diciamo il questa 50-60% in poco più di una settimana il settimana. titolo. Ovviamente ricordiamo che partiva da zero, quindi partire da zero, fare il 60% sempre zero, però chiaro, meglio 0,3 di 0,2 Però è per bene titolo. ricordarlo, perché Sì, uno è che legge chiaro una perché. notizia ha fatto una settimana più 50%, bisogna Sì, vedere da dove ricordiamo che in 3 anni ha fatto quasi il proviene 99,2%, quindi insomma sì. comunque. Quindi Però ovviamente chi dovesse aver comprato settimana fa comunque ha ha fatto ottenuto quella piacere. performance, Assolutamente assolutamente, sì, certamente. assolutamente sì. Partito da lì, sì, e sarà contentissimo, e quindi. Ovviamente, però chiaramente la considerazione a livello un po' più generale è che mi sembra il mercato stia prendendo un buon tono verso la chiusura di fine anno. Ottobre è un mese importante perché segna anche un po' diciamo quello che potrebbe essere, a meno che non ci siano stravolgimenti da parte di elezioni Clinton-Trump, decisione politica monetaria della Fed anche a novembre e possibile della BCE a dicembre. Se dovesse mantenersi tutti in maniera piuttosto tranquilla, prevedo un ulteriore apprezzamento dell'equity, soprattutto europea, dovuto a un euro così debole. E concludo il mercato americano da cui siamo partiti. Non penso abbia grandissimi spazi al rialzo, a meno che non ci siano appunto trimestrali che veramente sorprendono positivamente il mercato. Prevedo anche il mercato americano in questo range da 2100-2180, nel 3-4 punti percentuale da adesso fino alla fine dell'anno, con qualche possibile strappo all'insù nel caso appunto verso la fine dell'anno le cose dovessero mantenersi in maniera piuttosto tranquilla. Perfetto, va bene. Grazie come sempre, gentilissimo Angelo. Appuntamento con te a lunedì prossimo. Arrivederci. Grazie Renato della possibilità e un saluto a tutti coloro che ci seguono. Grazie, buona giornata, buon trading a tutti. Arrivederci. Arrivederci, grazie.